Ben ritrovati carissimi amici di GRP, ci troviamo al nostro consueto appuntamento con i consigli del dottor Luigi Torchio, che io saluto. Buongiorno a tutti. Sì, Buongiorno a lei, medico chirurgo specializzato in medicina dello sport, omeopata e studioso di medicine naturali. Dunque, dottor Torchio, abbiamo già parlato di fertilità, del perché ci fosse stato un calo nel mondo occidentale. Nello specifico mi piacerebbe però fare un riassuntino su quello che è stato già detto e poi andare a parlare dell'uomo, del fatto che serva o meno una depurazione per aumentare la fertilità. allora, noi abbiamo detto che l'OMS, che è l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha lanciato questa notizia, diciamo, molto drammatica, che abbiamo perso il 50% di capacità di riprodurre in seguito a tutti questi fattori: l'utilizzo dei farmaci, le diete non adeguate, i cibi industriali, lo stress, l'inquinamento. Allora, parlando oggi nello specifico dei rimedi che ci possono aiutare, la depurazione, come hai detto tu, sicuramente è fondamentale, perché un organismo intossicato perde capacità riproduttive. Quindi noi abbiamo tra l'altro dedicato una de trasmissione alla depurazione, basta andare su YouTube e digitare i consigli del dottor Torchio, depurazione fegato per esempio, o depurazione in generale, e potete vedere. Oggi però vi vorrei fare un elenco, come da tua richiesta, di tutti i rimedi che possono aiutare l'energia riproduttiva. In particolare sono rimedi che possono essere sia per l'uomo che per la donna, alcuni sono più specifici per l'uomo, e allora iniziamo con quelli dell'uomo. Allora, parto con la Serenoa Repens, la palmetta, che è un rimedio usatissimo per i problemi di prostata ed è sicuramente un rimedio che può essere utilizzato nell'uomo. Soprattutto non un giovanissimo che vuole ancora cercare di avere dei figli. Poi abbiamo le piante cosiddette adattogene, per esempio il Tribulus terrestris, che è una pianta utilizzata anche molto dagli sportivi, perché migliora l'energia in generale, la produzione muscolare, ovviamente agendo sul testosterone, perché queste piante adattogene maschili quasi tutte elevano il contenuto di testosterone, che è poi l'ormone nell'uomo della fertilità. Poi abbiamo piante che hanno sali minerali, per esempio il fieno greco, l'avena sativa e l'ortica. L'ortica, oltre ad essere un rimineralizzante, aumenta anche il testosterone perché riduce l'attività di enzimi che tendono a trasformare il te testosterone e renderlo inattivo. Poi abbiamo la maca molto conosciuta perché il ginseng delle Ande, Molto usato in questo molto periodo. utilizzata anche come adattogeno, cioè per lo stress, la stanchezza fisica da surmenage. Così anche la Muira Poama, sono tutte erbe che ci aiutano anche per la stanchezza e migliorano l'energia sessuale. Poi abbiamo ancora i funghi, per esempio, in particolare il reishi, detto anche Ganoderma, fungo giapponese, abbinato al cordyceps, che è un altro tipo di fungo, possono essere assunti a dosaggi, diciamo, non elevatissimi ma costanti per qualche mese per migliorare la fertilità e non soltanto migliorare l'efficienza del sistema immunitario. I consigli poi che possiamo dare sono quelli sullo stress, quindi alimentazione accurata, attività fisica di scarico e soprattutto se ci sono problematiche di stress molto radicate, una buona tecnica di rilassamento. Io insegno yoga, consiglio lo yoga. Abbiamo fatto anche una puntata dedicata a come curare l'ansia con una tecnica di rilassamento, magari ne rifaremo delle altre, ma è estremamente importante ridurre questi effetti deleteri che lo stress ha sulla nostra energia, non solo di tipo sessuale e riproduttiva, ma anche in generale sull'energia psicofisica. Volevo chiederle, ma abbiamo parlato più o meno di tutti i rimedi, ma io volevo chiederle diciamo questa cadenza di fertilità è anche causata dai cibi contaminati? Perché adesso nei supermercati troviamo un sacco di carni, di cose alimentate con antibiotici, quello può essere una causa? Quello sicuramente è una causa molto importante perché, come abbiamo detto, i pesticidi, tutto quello che c'è nell'acqua,
gli antibiotici utilizzati negli allevamenti, gli ormoni, tutto quello che viene utilizzato anche nei mangimi, nel cibo oggi di allevamento. Noi pensiamo di mangiare un pesce che abbia gli omega 3, che gli omega 3 migliorano la fertilità, ma in realtà non ha omega 3 perché non si nutre più di plancton, ma di Perché mangimi, perché è d'allevamento. d'allevamento. Quindi direi che sicuramente questa l'adulterazione dei cibi, ma anche solo l'industrializzazione dei cibi, rimane una delle grosse cause di calo di efficienza fisica e di poca fertilità della nostra società attuale. Ci dedicheremo allora a una bella puntata, direi. Sì, e parleremo dei rimedi per la donna. D'accordo. Dottor Torchio, la saluto e la ringrazio. A casa vi ricordo che nel caso vi foste persi una puntata, basta andare su YouTube e digitare il consiglio del dottor Luigi Torchio. Buon proseguimento.